buona giornata a tutti, anche oggi un sabato che arricchisce tutti noi con la parola che adesso ascoltiamo e che poi pregheremo. E quindi dono e grazia, è sempre un appuntamento da poveri questo, perché rimane sempre distanti e non ci vediamo, ma un appuntamento che sento prezioso per voi e per me. E come avevo già accennato la volta scorsa, in questi sabati che precedono la Quaresima ho ripreso il filone delle domande di Gesù. E allora anche quest'oggi a guidarci è un testo per tanti aspetti davvero splendido del Vangelo di Luca, il capitolo 7, i versetti dal 36 alla fine, brano di straordinaria intensità, anche perché Luca è attento a particolari, vede, quindi ha memoria di qualcosa che è accaduto in Gesù ed è accaduto in Simone, il fariseo che aveva invitato nella sua casa il maestro, ed è accaduto nella vita e nelle scelte, negli atteggiamenti di questa donna che si è inserita indebitamente in questa scena. Ma appunto con quest'animo, l'animo di chi ha proprio l'intento di ascoltare una parola di Vangelo, anche stamattina ci lasciamo illuminare dalla ricchezza di quanto Luca ci regala. È un invito a cena, quindi è un onore poter, lui fariseo, poter invitare un rabbì di cui tutti parlano, come era Gesù di Nazareth. Ecco i primissimi versetti dove i protagonisti sono semplicemente questa donna, Simone che invita e ovviamente Gesù che si è lasciato invitare e si mette a tavola. Comincio leggendo i primi versetti. Uno dei farisei lo invitò a mangiare da lui. Egli entrò nella casa del fariseo e si mise a tavola. Ed ecco una donna, una peccatrice di quella città, saputo che si trovava nella casa del fariseo, portò un vaso di profumo, stando dietro, presso i piedi di lui, piangendo, cominciò a bagnarli di lacrime, poi li asciugava con i suoi capelli, li baciava e li cospargeva di profumo. Vedendo questo, il fariseo che l'aveva invitato disse tra sé: se costui fosse un profeta, saprebbe chi è e di quale genere è la donna che lo tocca. È una peccatrice. Mi fermo qua. Dove i passaggi, le attenzioni che Luca ci consegna sono davvero estremamente importanti. È una vera e propria invadenza quella che questa donna fa, sorprendendo tutti. Se leggiamo con attenzione il testo, se poi avessimo la possibilità e la capacità del testo greco, vedremmo l'incalzare di verbi che dicono gli atteggiamenti di questa donna, assolutamente fuori misura rispetto alle regole del tempo, di una casa e in occasione di un invito. Lei estranea, ma sembra davvero clamorosamente non curarsi di tutto questo. Ha nel cuore un desiderio e da questo si lascia condurre. Notiamo, è davvero una donna, non ha neppure il nome,
anzi, si dice semplicemente è una peccatrice di quella città, che non è il massimo delle presentazioni di una persona. E travalica nettamente i limiti prefissati. C'era anche uno stile, una regola, e lei per di più estranea, non attesa, si è inserita. Notiamo, non dice una parola. I gesti che fa sono proprio tanti, li abbiamo sentiti poco fa. Entra, si avvicina, il vasetto di profumo, bacia i piedi, li cosparge di olio profumato, li asciuga con i capelli, quindi una successione, 7 verbi uno dietro l'altro, ma fondamentalmente lei non dice una parola che è una. Sembra davvero la scena di una personalissima sequela. Lei, la sequela di Gesù, sente di doverla fare così, come di una donna che quel momento avverte di aver inspiegabilmente forse affinato il linguaggio dell'amore. E allora osa e lo fa. Questo è l'ingresso in questo testo davvero mirabile del Vangelo. Ma appunto qui subentra l'attenzione di Luca alla figura di Simone. Simone lo abbiamo già sentito nell'ultimo versetto che ho letto, ma se questo è un profeta dovrebbe sapere che razza di donna è questa. C'è solo questa parola non detta, ma un pensiero del cuore, ma che Gesù, con il suo sguardo luminoso, intende e comprende bene. Cosa mi pare di poter dire sull'atteggiamento di Simone? Immediatamente mi sembra un uomo che cerca di difendersi da una ventata di amore. Non la prevedeva, certamente non la prevedeva così. E quel sospetto che dopo gli viene, ma se questo è un profeta, ti pone una domanda seria. Ma allora, se hai un pensiero così, ma allora tu come ti metti in questa situazione? Se hai un pensiero così, non si accorge che è una situazione che potrebbe interrogare anche lui. E invece il suo è solo un interrogativo di sospetto, anzi di fortissimo sospetto, perché io so bene chi è questa donna e tu dici di essere un profeta. Quindi non accetta che questa vicenda che sta accadendo sotto i suoi occhi possa essere qualcosa che interroga anche lui e la sua vita. Vede una donna che piange, trasparentemente dicendo la consapevolezza della propria povertà in questa maniera, che si intrufola indebitamente. E Simone è uno che di per sé pare uno che aveva fatto tutto quello che era giusto fare. Ha obbedito alle regole di una ospitalità. Ma la domanda che davvero mi faccio, ma che immagine ha di quella donna, di Gesù e di se stesso? Qui entriamo in uno sguardo infinitamente più profondo e coinvolgente di
quella donna ha un guardo che è semplicemente un giudizio, una peccatrice di quella città, e lui dovrebbe sapere che tipo di donna è e che sguardo ha su Gesù. Sembra un uomo in agguato. Vediamo come se la cava. E che non lo è, in nessun modo. Si vede che in qualche modo è frenato da alcune convinzioni e da alcuni pregiudizi. Ma la domanda più seria che mi faccio: Simone, ma cosa pensi di te stesso? Che sguardo hai su di te? Apparirebbe qui evidente: io sono la persona giusta, io queste cose non le faccio. Quindi non si mette in questione, tiene le distanze. Forse è davvero quella invadenza inaspettata di questa donna gli ha scombinato anche le carte, ma certamente è rivelatore questo dell'animo con cui la domanda di invito fatta al Signore per venire a pranzo era una domanda intenzionale, cordiale se vogliamo, con i codici giusti di comportamento, ma fondamentalmente era una persona sicura di sé e sicura del giudizio che stava dando agli altri. C'è una parola che a mio parere è il centro di questo testo splendido, che è la domanda. Appunto, stiamo facendo le domande di Gesù. Vedi questa donna? È la domanda. E lui la vedeva. E dopo ci avrebbe detto come la vedeva. E vedeva che Simone, il pensiero che aveva avuto, non vedeva questa donna, semplicemente la giudicava e in una forma trasparentemente sprezzante. E che pensiero allora aveva su Gesù? Gesù non fa nulla per difendersi e per legittimare quello che sta accadendo. Si è lasciato avvicinare, toccare, lavare i piedi profumati e baciati da questa donna. Quindi non ha nessuna intenzione di autolegittimazione, ha solo l'intenzione, questo è il bello delle domande di Gesù, di aiutare a fare verità, a guardare dentro, a vedere cosa si sta muovendo nel tuo cuore. Ora, tutto questo svela un atteggiamento profondamente differente che dopo ci consente di comprendere allora meglio come prosegue la narrazione di Luca. Quando Gesù allora gli disse: Simone, ho da dirti qualcosa. Ed egli rispose: di pure, maestro. Un creditore aveva due debitori, uno gli doveva 500 denari e l'altro 50. Non avendo essi di che restituire, condonò il debito a tutte e due. Chi di loro dunque lo amerà di più? Simone rispose: suppongo sia colui al quale ha condonato di più. Gli dissi Gesù: hai giudicato bene. E a questo punto notiamo, non col tono del rimprovero.
Volgendosi verso questa donna, disse a Simone: «Vedi questa donna? Sono entrato in casa tua, tu non mi hai dato l'acqua per i piedi. Lei invece mi ha bagnato i piedi con le lacrime e li ha asciugati con i suoi capelli. Tu non mi hai dato un bacio, lei invece da quando sono entrato non ha cessato di baciarmi i piedi. Tu non hai unto con olio il mio capo, lei invece mi ha cosparso i piedi di profumo. Per questo io ti dico, sono perdonati i suoi molti peccati, perché ha molto amato. Invece colui al quale si perdona poco, ama poco». Parole splendide. Poi disse a lei: «I tuoi peccati sono perdonati». Allora i commissari cominciarono a dire tra sé: «Ma chi è costui che perdona anche i peccati?» Ma egli disse alla donna: «La tua fede ti ha salvata, va in pace». Come al solito ci fermiamo su ciò che più conta, e ciò che più conta è quello che si lega profondamente alla domanda: vedi questa donna? Ecco, là dove vede i segni dell'amore, Gesù sembra clamitato come sguardo. Vede. Non racconta e non giudica, vede, vede il cuore con cui una persona si muove, fa dei passi. Ecco, come vorrei invitarvi, quando poi pregheremo e riprenderemo con calma questo testo, anch'io l'ho fatto tante volte in queste ore, in questi giorni, no? Entriamoci con la preoccupazione di comprendere: ma che sguardo hai, Signore? Entrare in questo Vangelo con lo sguardo di Gesù, vi auguro questo. È l'animo che ci aiuterebbe ad avere l'atteggiamento più giusto. Io lo direi così, lo sento così per me. Io vorrei entrare come un povero che cerca di vedere e di capire, come un povero, semplice. Io non ho giudizi da formulare, non ho sentenze da dire, ma voglio davvero capire perché lui vede così questa donna. La differenza del giudizio di Simone è evidentemente clamorosa, ma soprattutto lo vediamo che si colloca dentro la storia, quello che gli capita. Questa non era un'esperienza prevista in agenda. Questa è accaduto. Lui abita le situazioni che incontra. Non va a cercare quelle preziose, quelle custodite, quelle eclatanti, quelle solenni, no. Anzi, per tanti aspetti, dentro un invito bello che aveva una sua solennità garbata, lui è attento ad una poveretta che piange, ma che in qualche modo in fondo fa emergere, non parla, che l'unica cosa che ha e che è capace di dire sono i gesti dell'amore. E questo a me sembra davvero la maniera per entrare più profondamente in questo brano. Sento una forza liberante che viene dallo sguardo di Gesù. Una forza liberante che mi dice com'è possibile vivere situazioni anche impreviste, inattese, non messe a tema, però con la capacità di guardare, non di difenderti con un giudizio previo, non distraendoti
su aspetti secondari, ma guardando vede questa donna. È questo un atteggiamento, se entriamo così in questo Vangelo, e come lo auguro davvero a ciascuno, commovente, tu senti una forza liberante, un potenziale grande, questo sguardo di ritiro del Maestro che regala a tutti noi. E quando sono arrivato a queste considerazioni, che per sé potrebbero anche bastare, fermarsi qua nella meditazione, ho sentito un po' naturale, graduale cambio di voltaggio. Questo è stato ascolto, comprensione, interiorizzazione della parola. Adesso perché non farlo diventare anche un po' una preghiera? E allora l'accenno così, ma invitando tutti, poi proseguila tu, proseguitela voi, la prosegua ciascuno. Cioè, Signore, desidero e cerco la libertà di saper vedere. Avverto che per questo ci vuole un colpo d'ala. E questo Vangelo clamorosamente ce lo regala. È un colpo d'ala. La differenza di sguardo tra Simone e Gesù è una distanza abissale. Ma non giudico questo. Rimango nella preghiera e con la libertà anche di chiedermi, ma io quali difficoltà vedo che mi si frappongono, spesso numerose, inaspettate, e che mi accorgo non mi danno la libertà interiore di saper vedere davvero. E quando dico questo, lo sapete, non è mai per una intenzionalità di giudizio, ma perché vorrei aiutare a trovare e a cercare tutti quella libertà del cuore e della vita che poi ti rende capace di vedere così. Accenno solo a questo, dicendo cose di cui ho profondamente rispetto. Io sento già troppo pesante la fatica per me e per la mia situazione, e mi pare di non avere risorse in questo momento così difficile per riuscire a vedere anche altro e anche altri. Davvero questa è sofferenza che colgo in molti, sento non estranea anche a me, ma però mi piace evidenziarla. Credo che Gesù sarebbe contento di questo confronto leale con la parola che ci ha regalato. Oppure penso che un'altra difficoltà che ci ruba un po' la scioltezza di saper vedere è quell'appesantimento grave, gravoso, che avverto, che avvertiamo per quella valanga di numeri, di date, di previsioni, di percentuali, di colori che cambiano. Talmente una valanga che hai proprio la percezione netta che ti ruba la scioltezza di accorgerti di altro e della situazione in cui un altro si trova. Questa è una delle insidie striscianti di un momento così. E ci siamo dentro tutti, quindi questa parola mia non vuole giudicare nessuno, mi ci metterei anch'io tra quelli giudicati.
no? Però la domanda la pongo perché mi ha catturato lo sguardo di Gesù. Lui vede questa donna, è diverso. È diverso lo sguardo che lui ha, che i presenti hanno e che Simone esprime. In un momento, tra l'altro, dove abbiamo paura di qualsiasi tipo di avvicinamento ad altri, dove l'attenzione che prevale è quella piuttosto di stare un po' alla larga, attenzione a sfuggire a possibili incontri di cui magari non siamo così sicuri. E questo può essere davvero qualcosa che rende più difficile lo sguardo libero e penetrante. E allora quando arrivi a questo punto ti accorgi che non stai cercando degli alibi per giustificare te stesso. No, siamo anche persone sincere, oneste. Noi diciamo delle paure che abbiamo. Le abbiamo dentro. Ma è qui che la preghiera si scioglie, Signore. Ma tu come fai ad avere questo sguardo? Signore, ma tu allora hai uno sguardo così su di me, su di te, su di voi, su ciascuno? Tu ci guardi in questa maniera? E tu sai vedere l'amore anche dentro una situazione difficile ed incerta, magari dubbiosa, magari equivoca che stiamo attraversando? Una domanda importante questa, ma credo che c'è un piccolo passo che ti può mettere in pace, cioè: io non mi sento un giusto, Signore, quindi questo freno non ce l'ho, scelgo di non averlo. Io sono consapevole delle mie fragilità, delle mie paure, delle mie incertezze. Io piuttosto sono stupito del modo e della libertà con la quale tu abbia la capacità di amarmi, pur conoscendomi nelle mie paure e nelle mie debolezze. Questa è preghiera. Ed è una preghiera che immediatamente ti avvicina al Signore. Quindi questo diventa davvero un invito, Signore, nonostante le fatiche che attraversiamo, dacci la forza di saper vedere, il desiderio di andare oltre il nostro confine e di intuire, di captare e di percepire sentimenti, sofferenze, lacrime, attese, gioie. Dammi questa libertà, Signore, perché sento di avere nel cuore uno sguardo tuo su di me, ed è uno sguardo di libertà. Daccene un po', Signore. Facci guardare così alla storia che stiamo attraversando. Non chiusi su noi stessi, ma con la libertà e l'intenzione profonda di vedere. Davvero, quando arrivi a questo punto hai una voglia di ripercorrere anche tante piccole pagine di Vangelo. Questi giorni avevamo anche il Vangelo di quel povero che viveva tra i sepolcri, nudo, isolato, perché era un uomo disarciumato da se stesso, dalla sua vita.
E in quel momento Gesù, mentre tutti avevano paura e fuggivano, lui si avvicina e dice: che nome hai tu? Come ti chiami? Questo altro che sguardo diverso è. Questa è una libertà interiore di straordinaria profondità. Ora, davvero, andiamo a cercare le pagine così, o andiamo a cercare momenti dove in noi o negli altri vediamo che un po' da poveri però questo accade. Perché davvero mi fermo di fronte ad una persona che sta soffrendo, perché intuisco il suo dolore, perché sono vicino al suo lutto, al suo sconforto, alla sua solitudine. Allora, quando lo stile diventa questo, ti cresce dentro sincera e umile la forza di rigenerarti. Ti regala l'intensità di una compassione, di una tenerezza, di una vita. In fondo sono la libertà e la gioia di saper vedere. Ecco, a questo punto la preghiera diventa un augurio, diventa una preghiera che ci avvicina gli uni agli altri. Davvero, come costituisce importante questo accesso alla parola del Signore e alle sue domande, libero di gente che non si trincera perché ha paura di una valutazione, di un giudizio, no. È un avvicinarsi vero che si lascia educare e plasmare. E se c'è uno che ha la forza di educare e plasmare a questo, credo proprio che sia il Signore, tant'è che noi siamo i primi ad essere stupiti da come ci guarda. E allora? E allora perché non tentare di cercare occhiali giusti quando guardi? Di avere il cuore libero quando incontri? Ci fermiamo qua. Con la buona giornata a tutti, la buona domenica, ma davvero con la fiducia che si sprigionano anche. Si sprigiona anche da queste parole. Io cerco di dirle anche perché ho esigenza io, ma ho desiderio profondo di comunicare fiducia a ciascuno di voi, di incoraggiare. Vivere così è bello, è più bello, è più in salita, ma decisamente è più bello. Vivere da turista, da astratto, da uno che giudica tutto e tutti. Ma no, che vita è questa? Ti intorpilisce il cuore e ti appesantisce il passo. Invece prova a pensare come lui guarda te e come anche noi ci aiutiamo a guardare fratelli e sorelle con cui ci incontriamo. Buon cammino.